la città è un luogo in cui la casa ha una funzione prioritaria. Non esistono città senza case, esistono case senza città, ma in sostanza è elemento necessario, anche se non sufficiente per fare città. La seconda questione è che le case in città ci servono per fare più città, ci servono non tanto più case, ma più case in affitto, perché l'affitto è una modalità che fondamentalmente attraversa e tocca quello che è il modo di abitare una città, quindi sono modi anche transitori, sono modi temporanei, sono attraversamenti non sempre soste, e questa mobilità è espressa molto meglio dall'affitto che non dalla proprietà. Noi siamo in carenza di affitto nelle città italiane, in particolare rispetto all'Europa, e su questo capitolo ho invitato tutti a fare un ragionamento, una riflessione. La parte pubblica ha il suo pezzo, la parte privata, lo sapete, deve fare anche lei, appunto, svolgere il suo compito e il suo ruolo. Questo è l'elemento che ho messo un po' al centro, indicando come noi, con il recupero degli sfitti del patrimonio popolare milanese, sfitti che quindi erano case vuote, potenzialmente disponibili, ma nei fatti non assegnate, e come il mercato, attraverso una atteggiamento meno da rendita di posizione, un atteggiamento più reattivo e coraggioso, potrebbe recuperare questo patrimonio appunto vuoto e giocarlo nel campo dell'affitto. A me questa scelta sembra molto coraggiosa, ma molto importante per Milano, se vogliamo che la questione abitativa non sia solamente un problema, ma sia anche una grande opportunità. Il patrimonio vuoto di Milano conta circa 7.500 alloggi, di questi 3.000 sono del Comune di Milano. Abbiamo un investimento pluriennale molto forte per recuperarli attraverso forme di ristrutturazione e di recupero, appunto, poi riassegnare. La seconda misura, sempre sostenuta dal pubblico in modo evidentemente più indiretto, è il contributo e l'agevolazione per chi sceglie di mettere in affitto la sua proprietà, il suo appartamento, il suo alloggio, a canone concordato. Ebbene, questa misura, che è partita molto molto timidamente nell'anno 2014, è riuscita fino ad oggi ad avere un patrimonio disponibile di 350 alloggi, che è una cosa molto, come dire, contenuta, ma in questo solo anno 2018, i primi 6 mesi, fondamentalmente 5 mesi, abbiamo quadruplicato questo numero, siamo arrivati a 1200, perché due grandi proprietari immobiliari hanno deciso di trasferire il patrimonio loro verso la locazione concordata, e questo ha generato evidentemente un meccanismo di accelerazione molto importante, che spero serva anche come dimostrazione per il resto del mercato. Così ci sono le tre famigerate paure dei cosiddetti rischi locativi: la manomissione dell'immobile, il mancato rilascio e la morosità. Evidentemente queste tre cose sono gli elementi che spaventano e intimoriscono molto la proprietà. Se in più proprietà è piccola, e cioè ha fatto di quella casa il suo investimento, la ragione della sua anche, come dire, crescita economica di una vita, è evidente che queste paure diventano paure giganti, estreme. Quindi riuscire a restituire fiducia alla proprietà piccola è una cosa molto delicata. Su questo penso che anche le reti di intermediazione possano giocare un ruolo molto importante, se ritengono che la misura, diciamo così, del contratto low cost, cioè del concordato, possa essere giocata al netto di altre misure, come quella invece di canoni più remunerativi ma anche più rischiosi.